Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Mimmo, investigatore privato da più di 12 anni e membro della World Association of Detective. In questo video cercheremo di capire come posso sapere se sono seguito. Prima di farlo, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video. In tantissimi ci avete chiesto nei commenti su Instagram, sulle nostre pagine, quali accorgimenti si possono utilizzare per capire se siamo seguiti oppure no. Partendo dal presupposto che ne abbiamo già parlato ampiamente all'interno del nostro corso online per agente investigativo, andremo ora a cercare di capire quali possono essere gli accorgimenti da utilizzare, premesso che è un lavoro prettamente per un'agenzia investigativa. Questo perché, come sapete, ne abbiamo parlato, è la classica attività di contropedinamento, ovvero quell'attività che vuole andare a verificare se un soggetto è pedinato oppure no. Facciamo un esempio: se la moglie viene da noi, la moglie di un signore viene da noi e dice: "Ho paura di essere seguita da mio marito o che mio marito mi faccia seguire e ho bisogno di capire se è vero", come si può fare? In quel caso l'agenzia investigativa può andare a fare un'attività di contropedinamento che consiste nel seguire la signora molto più arretrata, quindi molto più da lontano, per vedere se a sua volta è seguita da qualcuno. Qualcuno di cui andremo a prendere la targa, scatteremo delle foto, prenderemo dei riferimenti e poi in seguito cercheremo di capire chi è. Se una persona però non può appoggiarsi ad un'agenzia investigativa per una questione di costi o per una questione, non lo so, di carattere burocratico, personale, insomma, per qualsiasi situazione, come può capire se è seguito? Sembra una domanda banale con una risposta altrettanto banale, in realtà non è così, perché il problema grosso è che molte volte siamo presi da tantissime cose e quindi non riusciamo a concentrarci su quello che dobbiamo veramente andare a vedere e prestare attenzione per capire se siamo seguiti o no. Quindi è proprio il calo di attenzione a volte che ci fa dire: magari in un momento sì, ok, faccio attenzione a guardarmi bene intorno, a capire se qualcuno mi sta seguendo, poi però magari il minuto dopo sono distratto, sto al cellulare, mi dimentico di questa cosa e la riprendo magari mezz'ora dopo, quindi il pensiero mi torna mezz'ora dopo. Allora, quindi la prima cosa da fare è sicuramente cercare di concentrarsi. Quindi se voglio capire se sono seguito, devo dedicare un'ora, 2 ore, 3 ore solo a quel tipo di attività. Quindi stacco il telefono, non devo avere altre distrazioni e faccio delle prove, faccio dei test, quindi esco di casa a piedi piuttosto che in macchina e vi assicuro che non è infrequente. Ci sono tantissime persone che, proprio perché magari hanno qualcosa da nascondere, fanno dei test nei momenti in cui non stanno facendo quelle cose lì. Mi spiego meglio. Se una moglie o un marito hanno una relazione extraconiugale, per capire se sono seguiti o no, proveranno nei momenti in cui non devono incontrare l'amante, magari a girare a vuoto in macchina, piuttosto che a piedi, per vedere proprio se qualcuno li segue. Quindi se vogliamo capire se qualcuno ci sta seguendo o no, dobbiamo prenderci un po' di tempo, uscire di casa o da lavoro e prestare attenzione a tutti i dettagli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente dovrò fare attenzione in primis a tutte le macchine che passano, cercare per quanto possibile di sforzare la mia mente, la mia memoria, a memorizzare non tutte le targhe chiaramente delle macchine che passano, però a fare un'attenzione maggiore. Quindi se io vedo passare una punto azzurra, il colore magari cerco di memorizzarlo, continuo a camminare, continuo a girare e farò bene attenzione cercando di capire se questa macchina magari all'incrocio dopo, all'isolato dopo, alla strada dopo me la ritrovo. Se me la ritrovo, quindi se vedo degli elementi che continuano, sono degli elementi che mi possono far pensare che qualcuno mi sta seguendo, sicuramente andrò ad annotare il numero di targa. Me lo segno e poi cercherò di capire, ripetendo questa operazione in più giornate, se effettivamente quella macchina me la ritrovo di nuovo lì. Chiaramente dobbiamo fare attenzione e distinguere se una macchina è lì perché abita in quella zona e quindi gira sempre lì, e se una macchina invece è lì perché mi sta seguendo. Quindi anche spostandomi di 4, 5, 6, 7 isolati, cambiando orario, cambiando giornate, mi ritrovo sempre quella macchina dietro. Stessa cosa può essere fatta con una persona. Quindi se vedo che sotto casa c'è sempre la stessa persona, con lo stesso taglio di capelli, vestito uguale, con una fisionomia che è sempre quella, cioè cerco veramente di andare a memorizzare dettagli e particolari che mi possono permettere di capire se sono seguito oppure no. Se ho la possibilità, senza farmi vedere, chiaramente scatterò delle foto per avere delle prove, per identificare questo tipo di soggetto e perché no, se sono magari già
un po' sgamato, quindi con l'occhio da investigatore, potrò poi io a mia volta, se non se ne accorge, seguirlo, cercare di capire magari in che portone entra o su che macchina sale, prendere il numero di targa per cercare poi di identificarlo o anche solo di fare una segnalazione alle forze dell'ordine. Un'altra cosa in merito alla questione delle forze dell'ordine è delegare a loro questo tipo di attività, ma delegare in che senso? Chiaramente se io alzo il telefono e dico carabinieri, potete venire qua e stare sotto casa mia 7-8 ore per cercare di capire se c'è qualcuno che mi segue, la risposta chiaramente sarà no, perché non ci sono i mezzi, le possibilità e gli uomini per fare questo tipo di attività. Però se io noto un soggetto o una vettura che sta ferma da tante ore sotto casa mia, o lo vedo vicino al mio portone, al mio androne, al mio palazzo, a quel punto se ho dei forti dubbi, chiaramente devono essere motivati, potrò chiamare le forze di polizia e dire che c'è un soggetto che io penso mi stia seguendo e quindi richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A quel punto le forze dell'ordine, quando interverranno, andranno ad identificare il soggetto che è lì nei pressi della vostra abitazione o all'interno di questa autovettura e faranno poi degli accertamenti per capire se effettivamente è un investigatore privato autorizzato e perché sta facendo quel tipo di attività o se semplicemente è uno stalker che sta sotto casa vostra, quindi una persona che non ha titolo e si prenderanno poi i provvedimenti necessari. Un'altra cosa da fare è se siete all'interno della vostra abitazione o a lavoro, ogni tanto cercare di affacciarvi al balcone con qualche scusa e vedere se notate anche lì sempre le stesse persone, le stesse macchine, se notate dei particolari che sono ricorrenti. Diciamo che il fulcro, la cosa importante per capire se siamo seguiti o no, è appunto l'elemento ricorrente, perché se vedo una persona una volta, una macchina una volta, non posso permettermi di dire che qualcuno mi sta seguendo. Se però vedo la stessa macchina, o magari due macchine diverse, ma più volte con lo stesso soggetto a bordo, allora posso cominciare sicuramente a fare delle ipotesi. Io spero che questi consigli siano stati utili. Ovviamente andremo ad approfondire nel corso dei prossimi video tutto quello che è il pedinamento e il contropedinamento. Spero comunque di avervi dato già delle nozioni di base per potervi muovere, per potervi regolare. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate e io come sempre vi aspetto nel prossimo video.